Seconda parte di Pokémon Smeraldo. Ok, se ne è rimasti, se ne è catturato il nostro Ralts. E ora ci stiamo dirigendo verso la nostra prima palestra. Cerca di allenatore in gamba, scusate, ti ho fatto perdere tempo. Ciao. Vabbè. Allora, scusate se va ora un po' strettoni, se faccio... Oh, e che cavolo. È meglio se non velocizzo. Ok, manda... Io mando Magkip. Allora, pistola acqua. Sarebbe stato meglio mandare Ralts. Ok, sedate, sì, mandiamo Ralts. Che avrà solo, mi sembra, confusione. No, avrà solo ruggito. Quindi si dovrà rimandare Mudkip. Pazienza, non si fa pistola acqua, non è molto efficace. Quindi non gli si fa ruggito. Almeno ci farà molto meno di quanto ci dovrebbe fare. Infatti. Allora, azione. Lui fa sempre rafforzatore, ma noi si ammazza. Allora, mettiamo il nostro Ralts primo. Mare, come saranno i fondali marini? Ecco, qui ci sarà una sorpresa per voi, più che altro, cioè per tutti, che per la prima volta ci sarà la MN sub. Vabbè, c'è anche in bianco e nero, però l'hanno messa qua quando l'hanno più messa sub, perché in platino per la diamante non c'era. Poi che c'è stato rosso fuoco verde foglia, vabbè, non c'era. In articolo sul silver non c'era, perché non anche quell'altro non c'era, quindi è inutile metterlo. Oh, c'è, no, c'è scala roccia, ma non c'è sub. No, 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 non c'è sub. Quindi solo qui e in Pokémon bianco e nero hanno messo la MN sub. Ok, allora, e battiamo questa profumina. No, Lady ha un Zigzagoon. Pistola acqua. Ecco, nella prossima spererei che Ralts impari confusione. Allora, penso che lo allenerò. Ora vi aspetto davanti al bosco, che alleno fino almeno il 7 e l'8, finché non impara confusione almeno non attacco. Ok, allora l'ho allenato, fortunatamente ha sempre dato subito confusione, quindi si può andare, ci si può addentrare nel bosco petalo e battere i primi allenatori per allenare anche un po' Ralts. Allora, ho scoperto perché viene sempre scritto il fatto del, come si chiama, dell'abilità speciale, perché attraccia Ralts e quindi copia l'abilità dell'avversario. Ora scusate, ma c'è Lore the Keyhold che mi vuole su Facebook. Ora, ammazziamo questo allenatore e poi ti caco, va bene? Allora, mi cala la velocità, ma io ti ammazzo comunque. E muori. Scusate, eh. Ok, rieccomi. Allora, un Cascoon. Ciao. Ho mancato la Pokéball. E mi pigli in giro.
polvo scudo. Allora, e qui batteremo per la prima volta i nostri nemici. Dovrebbero essere il team acqua. Team idro, vabbè. Acqua perché quello in inglese mi sembra. No, cavolo, è vero. È di tipo buio, poiché no. Facchizzati. Allora, pistola acqua. Su. E pistola acqua, ciao, poiché no. Muori. Ed è salito anche a livello 7. Cosa? Ok, ci regala una mega ball, come se fosse tanto importante una mega ball. Scusa ancora. Allora, perché? Ma perché tutte le volte? Vabbè, andiamo zitti. Allora, un altro Fumble al 6. Oh, sempre più forte io. Comunque, partiamo questo allenatore. Ninkada. Eccoci. Questo invece, questa cosa non ci piace per niente. Accidenta all'attacco sanguisuga. Tua mamma. Un altro. Perfetto. Diamo una zaino, una pozione a il povero Ralts, che l'hanno ucciso. Fuga facile, ciao. Ci abbiamo fuga facile anche noi, quindi. Wow, quanto mi piace questa cosa. Vabbè, a parte che si scappava comunque, però. Ma non siamo qui a pettinare le giraffe. Comunque, andiamo avanti. Allora, lì c'è una Pokéball. Un Tylove. Ecco, io la catturo ora. Poi mi dite se usa. Eccoci. Stavo scherzando, non lo catturo. Allora, prendiamo un po' di roba. No, qui c'è un cavolo. Aiuto, ma riesco a camminare? A me non mi sembra. Ok, qui non c'è nulla. Ecco qui una Pokéball. Cavolo. Meno male. Un Meryl. Vabbè, comunque. E andiamo. E battiamo quest'altro allenatore. L'elegantone. Confusione. Avesse raccolta comunque sempre. Invece ce l'ha ora che non serve una cippa. È quasi all'8. Allora, se parliamo con lui ci dovrebbe dare una MT, infatti. Che mi sembra che sia semitraglia, se non sbaglio. Se non sbaglio, allora un Lotad al 6. Confusione non gli fa. Eccoci. Lui ci fa un po' di più, mi sa. Accidenta, sgomento. Perché imparano tutti gli attacchi di tipo spettro? O coleottero? Perché il coleottero? È la prima volta che so che il coleottero. Cioè che lo psico è debole al coleottero. Ecco, ora sono un po' nella. Diciamo nella cacca perché lui è di tipo erba. Quindi alla zaino. Pozione. Su di lui cambiamo Pokémon molto velocemente e gli facciamo confusione, che dovremo uccidere. Caso sale al 13 e curiamo neanche in un secondo. Allora gli si dà una pozione e non abbiamo una per l'avvelenamento. Guardiamo se queste bacche ci possono essere utili. Queste no, neanche queste. Ok, allora vedi la cosa bella di bianco è che quando è avvelenato eccoci, non perde. È semitraglia, infatti, come avevo detto. Io buono. Ti riesce? Usare i tasti. Ok. E
pista l'acqua. Ah, non ho fatto confusione, vabbè. Amen. Pazienza. Uccidiamo Sedot nel nascere, perché fa quel cavolo d'attacco di cacca. E quindi faccio azione. Perfetto. E anche Lothad è morto. Allora, Antur dovrebbe avere solo di Magikarp, per l'appunto 3. Moto Velox in questo caso non ci serve, ne merita Cipalippa, perché non piove. Sì, ma se quanti cavolo di confusione c'ho? Perché sono nel giallo. 2, cavolo, a buo di uno. Magikarp che si continuerà per sempre a fare splash, sapendo che non fa nulla. Non sapendo che non fa nulla. Ok, arrivati alla nuova città, ci curiamo immediatamente i Pokémon. 11 minuti, cavolo. Perso la condizione del tempo. Allora, noi ci vediamo nella prossima parte, dove batteremo la nostra prima palestra. Ciao e continuate a seguirmi.